cominciata la giornata più attesa e più intensa che quella del sabato dell'Italia in Bahia. Cominciata con quella prova molto selettiva del tagliamento oltre 123 km che i piloti, nel caso dell'Europeo, dovranno affrontare per tre volte. Dopo il primo passaggio, Adam Kusch, il polacco, è davanti a tutti con il suo Challenger T3. Beh, è un pilota che aveva già fatto bene nella prima prova dell'Europeo all'Extremadura in Spagna e ancora una volta ridimostra, e lo dimostra il resto della classifica, che oggi il fondo e la situazione è quella ideale per i più agili T3 e T4. Alle sue spalle infatti c'è il T4 dello spagnolo Fidel Castillo Ruiz, che si divide fra corse GT con Lamborghini o Ferrari e così via, e adesso decide di affrontare anche la sfida delle Bahia e del cross country. Il terzo tempo, ed è solo una conferma ed emotivo d'orgoglio, è quello di Amerigo Ventura, che a questo punto è virtualmente anche sul podio per questa gara. Amerigo Ventura con il suo T4 si conferma ancora una volta uno dei migliori. Poi andiamo a scorrere il resto della classifica e in una gara dove decisamente almeno per ora i T3 e T4 sono proprio agio, o più o meno vado meglio di quanto può essere con una vettura, ciò nonostante il nostro Manuele Mengozzi riesce a mettere a segno il quarto tempo con il suo Toyota Hilux. Scorro la classifica, alle sue spalle c'è il leader dell'Europeo, Biancoschi, poi ancora Joao Diaz, Rodriguez, Martinez Pratt, il britannico Buller, e dopo Alvarez c'è il nostro Andrea Schiomarini con il suo fantastico Century. Questo per quanto riguarda i colori italiani, ma la sorpresa è che quello che è arrivato qua dopo la vittoria nell'appuntamento Extremadura in Spagna, Joao Ferreira, è solo ventesimo, quindi tutta in salita il resto della giornata. In questa prima prova così selettiva ma anche molto divertente per il pubblico, un po' meno per i piloti, è andata male a Benedikta Vanagas. Il lituano, fra i più attesi, puntava alla vittoria dopo essere già salito sul podio dell'Italia in Bahia qualche anno fa, niente da fare, tradito dal motore del suo Toyota Hilux. Stesso destino per Mauro Ginschi e anche per, purtroppo, Francisco Barreto, secondo nella prima gara dell'Europeo e puntava al podio anche nell'Italia in Bahia. Tutto da rifare per loro, per gli altri tra poco, il secondo passaggio della selettiva tagliamento che vi racconteremo più tardi, come sempre, per raccontarvi ogni minuto di questa gara straordinaria.